durante la quale hanno avuto la possibilità di vedere come nasce un libro, un prodotto di carta, qualunque esso sia. La seconda parte della giornata prevede tre appuntamenti, ve li annunceremo fra poco. Io intanto ringrazio il sindaco, il dottor Michele Chiodo, l'amministrazione comunale, il vice sindaco Simona Cavaliere e gli altri esponenti dell'amministrazione comunale neo insediata per la loro presenza. Sciabba, che è un festival che dopo una prima fase itinerante abbiamo voluto fermare qui a Soveria, quindi insomma la presenza dell'amministrazione comunale è molto importante quest'anno per le ragioni che sono state spiegate stamattina da Marco. Abbiamo deciso questa formula un po' più light, ma dal prossimo anno ci auguriamo di tornare alla formula tradizionale. Quindi io pregherei il sindaco di porgerci un breve saluto e dopodiché iniziamo con i lavori. Grazie. Buonasera a tutti, io sono veramente lieto di essere presente questa sera e portare il saluto dell'amministrazione comunale che si è da poco insediata, il saluto mio personale e dell'intera amministrazione. Questo evento che quest'anno, come Florindo Rubettino ha voluto sottolineare, si svolge in forma un po' ridotta. Noi auspichiamo che il prossimo anno, diciamo, possa avere nuovamente la dimensione organizzativa che siamo abituati a conoscere. È un appuntamento importante per la nostra comunità, per la nostra città, che ha un risalto veramente nazionale, quindi per noi è un motivo di orgoglio. Quello che rappresenta la Rubettino per Soveria è sotto gli occhi di tutti. Basta andare su internet, digitare semplicemente Soveria Vannelli, oltre alla metà dei risultati fa riferimento ai libri prodotti dalla Rubettino, quindi è un qualcosa che è intimamente connesso, diciamo, alla nostra identità. È una realtà questa che parte dagli anni 70, ormai possiamo dire che è quasi mezzo secolo. Io ho avuto il piacere, l'onore di conoscere il fondatore di questa realtà, un uomo geniale, un grande, anche lui di questa nostra comunità, che dal nulla ha avuto veramente un'idea geniale. Lui non veniva da una realtà imprenditoriale, faceva tutt'altro, e però ha avuto questa intuizione, cioè ha pensato, se ci riflettiamo un po', no? In un'epoca in cui le distanze ancora avevano un peso, oggi grazie alle reti, no? Alle reti, a cui si richiama anche il titolo, diciamo, di questa manifestazione, no? In fondo Sciabba che è una rete, non esistevano, negli anni 70 ancora non c'era, eppure ci ha creduto e ha creato qualcosa di veramente, veramente straordinario per una realtà piccola come la nostra, creare un'azienda che ha una risonanza e una importanza a livello nazionale e anche internazionale. Per noi è un motivo di orgoglio, è il nostro brand, se vogliamo, no? Quindi il libro, se vogliamo, è il prodotto di questa comunità, prima ancora che altri prodotti. Quindi tutto ciò che serve per promuovere l'attività della Rubettino fa bene alla nostra comunità, fa bene al Paese. Proviamo ad immaginare, io ogni tanto faccio questa riflessione, no? Proviamo ad immaginare oggi, se non ci fosse questa realtà, qualche altra anche realtà imprenditoriale importante nel nostro territorio, che cosa sarebbe Soveria? Già interessato, già così come adesso, interessato dal fenomeno dello spopolamento, no? Quindi senza la Rubettino oggi questo Paese non sarebbe assolutamente la stessa cosa. Ecco perché noi dobbiamo essere grati a chi l'ha fondata, a chi l'ha pensata, a chi l'ha voluta, ma anche a chi la sta portando avanti in maniera veramente brillante. È un merito che riconosciamo tutti, perché sono in 50 anni, siamo la seconda generazione della famiglia Rubettino, no? Che ha preso le redini, i giovani
i giovani figli di Rosario. Quindi veramente grazie di cuore per tutto quello che fate, per quello che fate per la nostra comunità, perché se questa comunità ha ancora una sua vitalità in un'area interna e sperduta della Calabria, anche grazie a voi, è merito vostro. Quindi buon lavoro a tutti, agli illustri relatori. Siamo qua per ascoltare con grande interesse. Grazie e buona serata. Stiamo per assistere al primo intervento di questo pomeriggio dal titolo L'impero dell'algoritmo. È un dibattito sull'intelligenza artificiale e vita quotidiana con Domenico Talia, docente di informatica presso l'Unical, e Mario Caligiuri, docente di intelligence ed educazione della democrazia presso l'Unical. Buon ascolto. Buona serata. Flori, parliamo da qua? No, tu che mi... Allora, prima di tutto un saluto al padrone di casa, Florindo Robettino, che ha organizzato questa iniziativa culturale, al sindaco della città, a Michele Chiodo, al vice sindaco Simona Cavaliere, ai professori e agli studenti che animano questa iniziativa. Shabaka, questa parola araba che, come diceva il sindaco, significa rete. Stasera è caduto nella rete il professore Mimmo Talia. Ora, ogni giorno in Italia, secondo i dati del 2019, vengono pubblicati 237 libri, più di 86.000 all'anno. Della gran parte di questi si può fare a meno. Tant'è vero che la gran parte di questi libri non vende manco una copia. Il libro di Mimmo Talia è un libro necessario. È una miniera di dati, di fonti, di riflessioni. Proverò a spiegarlo. La ragione essenziale è che affronta un tema decisivo, cioè lo scontro di intelligenze, che secondo me potrebbe rappresentare lo spirito del tempo, cioè la tendenza prevalente della nostra epoca. Per Hegel lo spirito del tempo era identificato in Napoleone. Oggi potremmo identificarlo in Steve Jobs, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg. Ci sono due culture che si confrontano, quella umanistica e quella scientifica, che rispondono più a esigenze di potere accademico che a realtà sociali. Per Edgar Morin occorre unificare queste due culture. Dall'altro, sempre per Morin, bisogna essere educati all'imprevisto. Ora, la pandemia, peraltro ipotizzata nel 2008 dalle agenzie di intelligence statunitensi, e gli sviluppi dell'intelligenza artificiale fanno prevedere un salto di specie, uno spillover, e in cui il bruco diventa farfalla, l'uomo di Neanderthal diventa uomo sapiens. Ma stiamo andando verso altri scenari. L'autore è un autore particolare, ordinario di ingegneria informatica. Nel 2013 è stato considerato uno dei 100 italiani con maggior impatto scientifico al mondo, nella Top Italian Scientist. Ma nello stesso tempo è uno scrittore, perché scrive novelle, scrive romanzi, e forse questo, caro Florindo, dipende dal genius loci, perché Mimmo Talia è nato non a caso a Sant'Agata del Bianco. Prima il sindaco diceva: Rubettino è un brand. Ecco, io quando mi devo presentare sono di superiore maniera, dico: dove c'è la Rubettino? Così mi identificano subito. Allora, Sant'Agata del Bianco, dove è nato Saverio Strati, che non a caso nella nostra città nel 1985 ricevette la seconda edizione del Cariglio d'Oro, e non a caso la Rubettino ha acquistato i diritti editoriali di Saverio Strati. E proprio Rubettino ha pubblicato il primo libro divulgativo di Mimmo Talia, La società calcolabile Big Data,
che è stato tradotto anche in inglese nel 2019 dalla World Scientific Press. Nel titolo, l'aggettivo calcolabile richiama Alan Turing, che nel celebre articolo del 1950 pubblicato su Mind parla della possibilità delle macchine di essere intelligenti, e cioè se abbiano capacità di pensare. Il libro di Mimmo ci dà tantissimi spunti, e questo primo libro per me è stato fonte di grande interesse, l'ho citato spesso nei miei lavori, e voglio ricordare due capitoli. Il primo è quello in cui tu parli della prova ontologica dell'esistenza di Dio, la dimostrazione per assurdo. Qui bisogna coniugare fede e ragione. Anselmo d'Aosta l'aveva ipotizzata nel 1078. Cosa diceva Anselmo d'Aosta? L'ateo nega Dio, ma è nella sua mente, come in quella del credente. Ma l'essere superiore esiste sia nella mente che nella realtà. Questo tema ha interessato grandi menti, da San Tommaso d'Aquino a Cartesio, da Kant ad Hegel. Nel 2014 due ricercatori della Stanford University, Oppenheimer e Zalta, creano il software Prover 9, che dimostrano, danno la dimostrazione matematica della esistenza di Dio. Il secondo capitolo che voglio ricordare è quello che è tratto dal racconto di Borges, Funes o della memoria. Ireneo Funes era un personaggio che ricordava il dettaglio di ogni cosa, che non come te, ma quasi, diciamo, si ricordava tante cose. Però non è solo l'archiviazione. Quindi questo pone un problema gigantesco: la contestualizzazione e la capacità critica. Adesso, nel 2021, ha pubblicato questo nuovo libro, L'impero dell'algoritmo, l'intelligenza delle macchine e la forma del futuro. Io lo inserirei in un filone di studi molto preciso. Cito tre pubblicazioni con tre diversi punti di vista. Il primo è il libro di Pedro Domingos del 2015. Pedro Domingos è un professore della Washington University che ha scritto sull'algoritmo definitivo, che cioè non è solo quello in grado di orientare le nostre azioni, ma quello che è in grado di programmare se stesso, escludendo l'uomo da questo processo. Il secondo libro è del 2018. L'ha scritto Renato Curcio, l'ideologo dell'EBR. Io, per dire la verità, lo volevo fare venire alla nostra università, a Renato Curcio, ma ho chiesto ai nostri vertici, mi hanno detto: ma se proprio non è indispensabile non farlo venire, ma io vedo di recuperare, da cosa lo faccio venire, diciamo, alla biblioteca da me, cioè, quindi vediamo. Quindi Renato Curcio ha scritto questo libro molto bello, che è L'algoritmo sovrano, metamorfosi identitarie e rischi totalitari nella società artificiale. Renato Curcio, col quale mi sono confrontato per una questione che poi ti dirò, ha scritto diversi libri sul tema, tra cui L'impero virtuale, in cui spiega il ruolo delle big company di internet per imporre modelli culturali. Curcio sostiene: quello che l'homo sapiens sa fare meglio è lasciarsi guidare da un algoritmo, e quindi è una colonizzazione volontaria dell'algoritmo sovrano. Curcio non è contro le tecnologie, ma contesta alla radice quello che da chi sono state create le tecnologie, cioè il capitalismo, che vuole docili consumatori e aumenta le disuguaglianze. Siamo quindi presenti di fronte a un nuovo impero. Impero. Impero è il titolo che dà Tony Negri, insieme con Michael Ward, in questo libro formidabile del 2002, che parla del nuovo ordine della globalizzazione. Per le vicende strane della vita, io ho avuto la possibilità di assistere all'intervista che Michele Brambilla del Corriere della Sera fa su questo libro a Francesco Cossiga. Francesco Cossiga poi presenta al piccolo Eliseo
questo libro in anteprima italiana e contesta la visione del libro che era considerato come la Bibbia dei no global. Ma Cossiga diceva che bisognava passare dal comunismo utopico al comunismo scientifico. Ora, nel 2004 Toni Negri pubblica Moltitudini e questo libro è preceduto da un altro testo che è 5 lezioni di metodo su Moltitudine e Impero pubblicato dalla Robettino. In questa cornice culturale io inserirei questo tuo lavoro che si colloca nell'ambito di riflessioni fondamentali del XXI secolo. Come esergo in questo tuo libro tu citi Martin Heidegger, il grande autore di Essere e Tempo, che essendo morto nel 76 non ha visto lo sviluppo di internet, però scriveva: le conseguenze delle tecnologie sono tutt'altro che tecnologiche. Il professor Italia spiega: nel paleolitico la parola algoritmo non esisteva, ma si può certamente affermare che gli individui pensavano e mettevano in atto procedure per la soluzione di problemi che erano composti da sequenze di azioni necessarie per raggiungere un determinato obiettivo o risultato. Tu hai scritto un testo di grande respiro che richiama per alcuni aspetti quello di Yuval Noah Harari, Sapiens, da animali a dei, breve storia dell'umanità. Ora, parti dalle origini della specie umana, incrociando parole, numeri e algoritmi, attraverso i quali si interpreta la realtà, stabilendo cosa possa essere vero e cosa possa essere falso. In questa situazione indefinibile del digitale, dove tutto diventa fluido, andiamo a distinguere oggi giorno e notte, lavoro e riposo, legale e illegale, uomo e donna, e in definitiva vero e falso. Casa e ufficio. Casa e ufficio. Allora, tu parti quindi da queste premesse e quindi dici: le macchine interpretano la realtà, specificando l'evoluzione di cogito ergo sum. Penso dunque sono, caratteristica umana, oggi digito ergo sum, ma in funzione del consumo ergo sum, che siamo tutti consumatori. Professore Talia spiega che gli algoritmi sono capaci di apprendere e servono le tecnologie digitali che permettano agli esseri umani di controllare la logica delle macchine per non finire controllate da esse. Molto bello è il capitolo che tu dedichi a Calvino e i bit senza peso. Fai riferimento alle elezioni americane del 1988, che erano state scritte nell'85. La prima lezione parla della leggerezza e tu dici che le macchine di ferro che obbediscono ai bit senza peso, e spieghi il ruolo politico. Google e Apple condizionano le scelte dei governi. L'abbiamo visto con la pandemia, l'importanza degli algoritmi. Anche a questo tu dedichi un capitolo molto importante. Ricordi, noi tocchiamo il nostro smartphone 2600 volte al giorno. Le macchine imparano su di noi più di quanto noi possiamo imparare su di esse. E gli algoritmi esprimono una fondamentale forma di potere. Sono i nuovi silenziosi intermediari con il reale. Poi parli della egemonia culturale. Io ti ringrazio per aver citato quel mio testo di egemonia culturale, perché le venture e sventure di un'idea, da Gramsci a Salvini. E l'egemonia culturale è propria. Oggi, se dobbiamo identificare un'egemonia culturale, è quella del digitale, che si esprime col soft power, col potere debole, che tra l'altro ha una gestione politica che sostituisce da quella tecnica. E tu lo ricordi citando Emanuele Severino. Ma questo mi richiama un altro aspetto, che è l'aspetto economico. Richard Thaler, premio Nobel per l'economia del 2017, vince il premio sulla base dei suoi studi sulla economia comportamentale e parla di spinta gentile.
il soft power, quindi, che è determinato da questo nuovo general intellect. Tu aggiorni, questa è un'avventura intellettuale importante, aggiorni il pensiero di Marx del 1800 e ne individui le differenze. Cioè lo sviluppo non è più deterministico, ma è improbabile, imprevisto, imprevedibile. E prosegui. Tra le macchine inventate dall'uomo, gli algoritmi sono quelli più impalpabili, più intelligenti e più pervasivi che l'umanità abbia conosciuto finora. La prescrittività algoritmica che guida le app e i programmi software che spesso utilizziamo esprime talvolta una forza maggiore di condizionamento rispetto a quelle che provengono dalle convenzioni sociali, dalle abitudini, dalle agenzie educative o dalle norme sociali a cui noi ci dobbiamo attenere. Quindi tu ipotizzi quasi una dipendenza digitale. Siamo progettisti o progettati? Domandi. Ecco, e in un bel capitolo tu ipotizzi che per i prossimi anni noi vivremo in una terra incognita per vedere verso quale piatto penderà la bilancia. Nel frattempo noi dobbiamo studiare quelli che tu richiami come technelash, gli effetti negativi delle tecnologie, e hai creato, mi sono accorto, un neologismo, luogofagia, che prima il sindaco parlava quando vai su internet. Io sono andato su internet per vedere luogofagia, l'unica volta che ho citato è il riferimento a te. Quindi tu hai creato questo neologismo, su luogofagia, e quindi tu richiami da un lato Marco Gé, i non luoghi, no, tutti gli stessi, da Tombuctù a Singapore, ma dall'altro c'è un altro passaggio che è quello che alla fine degli anni 90 individua Joshua Meyerowitz, cioè oltre il senso del luogo. Quando noi rispondiamo al telefono, dove siamo? Chi lo sa, dall'altra parte. Quindi è uno spaesamento continuo. Nel frattempo i dati e algoritmi creano la società della sorveglianza, dove tutto lascia traccia. E allora, tra tutti i capitoli, Mimmo, mi sono soffermato sull'ultimo. Linguaggi per macchine senza umani. Tutto parte dalla parola. Nelle Sacre Scritture c'è scritto: in principio era il Verbo. Il Verbo era Dio, il Verbo era presso Dio. E quindi, però, Dio chiede di dare agli uomini un nome alle cose. E c'è la Torre di Babele, raccontata nella Genesi, per cui Dio riesce a uniformare tutte le lingue. Mi è molto piaciuto il riferimento al manoscritto Voynich, uno dei misteri dell'umanità. Questo librario anglo-polacco, Wilfried Voynich, nel 1912 viene in Italia e acquista un fondo di libri nel collegio gesuita di Mondragone. Tra questi c'è un manoscritto dove ci sono una serie di immagini biologiche, zoologiche, astrologiche, però commentate in un linguaggio indecifrabile. Ci hanno provato tantissimi, non sono riusciti a individuare il linguaggio utilizzato in questo libro. E Mimmo scrive: alle scritture antiche indecifrabili oggi si sono aggiunte paradossalmente nuove scritture e nuovi linguaggi che per molti sono misteriosi e indecifrabili. I libri sono stati inventati dagli uomini per gli uomini. La rappresentazione delle informazioni nei computer è illeggibile per gli umani. Nei computer ogni informazione è codificata in formati che solo i computer e i software conoscono. A noi toccano gli effetti, non le interpretazioni dei segni. Straordinario. Perché qua c'è l'involuzione della specie umana. Nietzsche parla e dice: non esistono i fatti, esistono solo interpretazioni. E tu addirittura dici che non ci sono le interpretazioni, ma noi dobbiamo subire solo gli effetti di questi processi digitali.
Ora spieghi che i nuovi linguaggi sono costruiti dagli uomini, ma una volta ceduti alle macchine diventano incomprensibili per la quasi totalità degli uomini, degli esseri umani. I computer parlano tra loro sempre lingue che noi non comprendiamo. E fai questo riferimento straordinario del 2017, quando Facebook fa dialogare due dispositivi, a un certo punto cominciano a parlare in una lingua sconosciuta. E Facebook stacca l'esperimento e dice, sai, c'è un errore di programmazione. E qual è l'errore di programmazione? Cioè, quindi questi parlavano un linguaggio che escludeva intenzionalmente gli umani. Kevin Slavin, lo citi, il ricercatore del Media Lab di Boston, dice: oggi stiamo scrivendo algoritmi che non possiamo leggere. Ciò rende questo un momento unico nella storia. E conclude, e tu lo riporti, è un futuro radioso se sei un algoritmo. Ora, le conclusioni sono bellissime. E dici, noi viviamo tempi quasi inafferrabili. E citi pure Galasso, quindi innominabile. Vedi che il professore c'è, è un umanista, il professore Talia. E dice, sono varie le definizioni che abbiamo, società liquida, l'iperstoria, tentativi di sistematizzazione che sono tutti insufficienti. E scrive un passaggio che ha un valore enorme. Sostanzialmente viviamo in una società priva di una nuova coscienza di sé, dei suoi valori fondanti. Mi è fatto venire in mente una riflessione di questo grande intellettuale che è René Guénon, che nei simboli della scienza sacra spiega. Guénon è morto nel 51. La civiltà moderna appare nella storia come una vera e propria anomalia tra tutte quelle che conosciamo, è la sola che si sia sviluppata in senso puramente materiale, la sola altresì che non si fondi su un principio di ordine superiore. Tale sviluppo materiale, che prosegue ormai da parecchi secoli e va accelerandosi sempre di più, è stato accompagnato da un regresso intellettuale che esso è del tutto incapace di compensare. Dati e algoritmi generano il governo della società e pratiche di potere, scrivi, che indeboliscono la fragile forma di democrazia che governa l'Occidente. In Italia, caro sindaco, noi scambiamo la politica con l'intelligenza artificiale. Basta vedere qual è il ruolo della piattaforma Rousseau per i 5 Stelle, il ruolo che ha la piattaforma di Morisi, la bestia, per la Lega. Gli algoritmi stanno costruendo un futuro procedurale e lo costruiscono mentre lo prevedono, classificando fatti e persone. Però non sa spiegarci le ragioni profonde di una relazione o di un fenomeno improvvisto. Concludo, caro Mimmo. Tu ipotizzi questo scenario. La tecnoscienza deve farsi carico delle forme del nostro futuro, contribuendo allo sviluppo di un nuovo pensiero che viva di razionalità, ma anche di creatività e di coscienza umana. Allo stesso tempo, questo scenario di avanzamento chiede maggiore responsabilità e maggiore visione sociale. A noi umani del nuovo millennio serve uno strumento risolutore, ma che alimenti il pensiero critico, imperfetto ma dialettico, etico e resiliente, per costruire un nuovo senso, una nuova coscienza che ci aiuti a rischiarare il domani che ci attende. Questa è la frase con cui tu concludi il libro e secondo me è una frase che richiama la speranza. Io non lo so, non ho un'idea precisa sul concetto di speranza. Dipende dai giorni, dal periodo. Io oscillo dal concetto di Marcel Cioran che la speranza è un delirio, oppure il concetto di Erich Fromm che l'unica rivoluzione possibile è quella della speranza. Leggendo il tuo libro, propendo per la seconda ipotesi, almeno oggi. Grazie mille. Bravo. Buonasera a tutti. Io prima di
discutere degli argomenti del libro e della bellissima presentazione che il professore Caligiuri ha fatto, devo fare alcuni ringraziamenti. Quindi, in primo luogo, all'editore Rubettino, che oggi ci ospita e che ha avuto la bontà, diciamo, di pensare alla presentazione di questo libro, oltre che di pubblicarlo, che non è una cosa del tutto scontata. Quindi lo ringrazio sinceramente. Ringrazio il professore Caligiuri, e poi dirò alcune parole sulla sua presentazione per quello che ha detto e per come ha presentato il libro. Lo dirò tra un attimo. Ringrazio ovviamente il sindaco per i suoi saluti, per la sua presenza, e ringrazio tutti voi per essere qui tutti insieme a discutere di questi argomenti, ed ascoltare di questi argomenti, sperando che magari i ragazzi, magari nella parte finale della presentazione, abbiano voglia di fare qualche domanda, qualche considerazione, cioè speriamo di poter interagire in qualche maniera, perché, dicevo, la presentazione del professore Caligiuri del libro è una presentazione straordinaria per diverse ragioni. Intanto perché Mario il libro l'ha letto, come si è visto dalla sua presentazione, e questo non è assolutamente scontato nelle presentazioni dei libri. Vi garantisco. Prima cosa. Due, seconda cosa, lo dico soprattutto ai ragazzi, la presentazione che il professore Caligiuri ha fatto del libro è una sintesi eccezionale di un insieme di concetti che potrebbero riempire giornate di studi e di riflessioni. Cioè, la sua lettura del libro è una lettura aumentata, per usare un termine di moda, no? Parliamo di realtà aumentata. No, la tua lettura è una lettura aumentata, cioè è la lettura di una persona molto attenta che costruisce una serie di iperlink, no? Floridi, sì. Di collegamenti tra i concetti che spiegano tantissime cose, che va ovviamente oltre i contenuti del libro stesso. E quindi, come dire, anche dal punto di vista metodologico per i ragazzi, no, che a cui a volte viene chiesto commentate questo libro, commentate questo contenuto, questa presentazione è un chiaro esempio di come si costruiscono relazioni tra concetti che apparentemente sono lontani e che invece sono estremamente vicini tra di loro. E in questo il professore Caligiuri, non solo oggi ovviamente, ma certamente oggi, è stato maestro. Venendo poi al libro, Mario l'ha raccontato tutto e gli ha dato, credo, anche una dignità superiore a quello che merita il mio testo. Però io vorrei ritornare su alcuni concetti importanti in maniera più semplice, nel senso, diciamo, da informatico, perdonate, becero, da informatico che deve fare i conti con la realtà tutti i giorni e che a volte scrive questi libri per cercare di alzare un po' il livello delle attività quotidiane che l'informatica ci costringe a fare, no? Perché dico questo? Mi rivolgo soprattutto ai giovani che sono qui con noi. Perché vedete, gli argomenti di cui stiamo parlando oggi sono argomenti che sono estremamente presenti nelle nostre e soprattutto nelle vostre vite. Stiamo parlando dell'oggi, ma stiamo parlando soprattutto del domani. E questo tempo, che Mario prima spiegava bene, un tempo in cui abbiamo poca coscienza di noi stessi, sia singolarmente sia collettivamente, è un tempo che ci fa poco riflettere, cioè ci costringe, diciamo, a stare sull'immediato, sul contingente, e ci fa poco riflettere sul domani, no? Quindi tendiamo a fare le cose senza avere il modo e il tempo di riflettere su quello che facciamo. E in questo senso, vedete,
Gli algoritmi, in effetti, sono un'entità che di fatto ha preso il nostro tempo e le nostre vite, le nostre attività, in maniera estremamente silenziosa, in maniera estremamente, come dire, tacita. Cioè, noi oggi guardiamo, soprattutto i ragazzi lo fanno, guardiamo la realtà con lo schermo del nostro computer, lo guardiamo con la macchina fotografica che c'è nel nostro computer. Cioè, i ragazzi, per esempio, oggi osservano gli altri, osservano il mondo intorno soprattutto attraverso le foto dei social, attraverso i video di TikTok e così via. Quante volte si fermano a guardare il paesaggio rispetto alle volte con cui si fermano a guardare quello che gli arriva sullo schermo? Ecco, dietro tutto questo ci sono gli algoritmi, cioè ci sono quei sistemi leggeri di cui prima diceva il professore Caligiuri, quei sistemi leggeri, impalpabili, quei bit senza peso, che in realtà però condizionano quello che facciamo, e potremmo citare diversi casi e alcuni li citeremo, ma soprattutto condizionano quello che vediamo. Guardate che le immagini che ci mostrano le nostre telecamere, cioè le piccole camere dei nostri computer, non sono esattamente corrispondenti alla realtà che guarda i nostri occhi. Un po', guardate, è quello che è successo, forse in senso negativo, non in senso positivo, quando, diciamo, sono stati inventati gli occhiali, quando è stato inventato il cannocchiale. Cioè, attraverso questi strumenti, da quel giorno in poi, la realtà è stata osservata in maniera diversa e l'uomo stesso ha capito di essere qualcosa di diverso in quella realtà, guardando con quegli strumenti. Bene, gli strumenti, la camera, la banale camera del nostro cellulare mostra a miliardi di persone tutti i giorni un insieme di immagini e di video che rappresentano la realtà attraverso gli algoritmi che gestiscono quella camera. E per esempio questi algoritmi sono algoritmi che, oltre a tutte le possibili manipolazioni che i ragazzi sanno che si possono fare come giochini, in realtà puliscono la realtà. Cioè puliscono l'immagine, la rendono quasi perfetta, e invece la realtà perfetta non è, no? Nel libro precedente che tu citavi prima, che è anche un libro appunto pubblicato a Rubettino, io citavo la sindrome dei giapponesi, e guardate, è una cosa incredibile, io la prima volta che l'ho letta ero stupito che potesse accadere questo, invece accade, cioè mi sono andato a leggere tutta una serie di dati su questo, la sindrome dei giapponesi che arrivano a Parigi. È successo ad alcune decine di giapponesi nel tempo che, arrivati a Parigi, si sono sentiti male e li hanno dovuti ricoverare, cioè hanno diciamo accusato dei sintomi di malessere e li hanno portati in ospedale alcuni di questi, e non si capiva qual era il problema. Per quanto può sembrare paradossale, il problema di questi giapponesi era dovuto al fatto che loro, che si studiano sempre le cose molto più di noi, si erano preparati così bene su Parigi, avevano visto così tanti video e immagini su Parigi, che quando sono arrivati a Parigi e non l'hanno trovata uguale alle immagini con cui loro l'avevano osservata, hanno avuto dei mancamenti. Vi sembrerà assurdo, ma è accaduto, accade ancora oggi. Cioè, che cosa è accaduto? È accaduto che l'immagine virtuale, diciamo, artificiale, che loro avevano di Parigi prima di andare, non l'hanno trovata esattamente uguale, perché magari c'era un marciapiede sporco, perché magari un albero si era rotto, insomma non hanno trovato esattamente la perfezione che ovviamente le guide turistiche contengono. Bene, quello è solo un elemento di tutto quello che ci succede tutti i giorni. Cioè noi vediamo la realtà, vediamo le persone attraverso una lente, che è la lente degli algoritmi.
Tutti, a tutti succede questo. E guardate, succede anche a chi è avvertito, a chi sta attento. Quando poi si trova di fronte a quella persona, si trova di fronte a quel luogo, si accorge della differenza. Pensate a tutti quelli che avvertiti non sono e che sono convinti che ormai la realtà è dentro i nostri smartphone, non è più sulle nostre strade. Questo è un lavoro enorme e in questo senso, diciamo, l'ultima proposta di Mark Zuckerberg, no? Che dice: io cambio nome al mio gruppo, lo chiamo Meta e sto andando verso un nuovo social che si chiama Metaverso. Non so, i ragazzi avranno letto e saranno anche curiosi di capire come partecipare a questo metaverso. In realtà il metaverso è esattamente la conclusione di questa prospettiva, cioè se io il mondo lo guardo attraverso il mio smartphone, no? A questo punto piano piano io vivo dentro quello smartphone, quella realtà, e ci voglio vivere interamente. Quindi il metaverso di Mark Zuckerberg, che cos'è se non un mondo virtuale tridimensionale in cui ognuno di noi è un avatar e interagisce con tutti gli altri, non semplicemente scrivendo un post o mettendo un like, ma stringendo la mano, parlando, però sempre attraverso l'algoritmo. E quindi sarà sempre l'algoritmo di Zuckerberg, o addirittura a un certo punto l'algoritmo che Zuckerberg ha fatto progettare, che a un certo punto prende il sopravvento, perché nel libro tu l'hai accennato, no? Siamo in una situazione in cui gli algoritmi oggi apprendono, cioè noi siamo passati, guardate, negli ultimi 25 anni da una situazione in cui la gran parte degli algoritmi, cioè la sequenza delle operazioni che i computer eseguono e che è stabilita da chi li ha programmati, non è più la stessa per sempre. Cioè siamo passati dal determinismo della sequenza al cosiddetto machine learning, cioè all'apprendimento automatico. L'algoritmo è codificato in maniera tale che, ricevendo dati dall'esterno, trasforma le sue istruzioni, cambia la sua sequenza e calcola altri risultati. Li stiamo scrivendo così gli algoritmi, cioè gli algoritmi di intelligenza artificiale, quelli veri, perché adesso oggi la parola intelligenza artificiale è abusata, diciamo, però quelli veri in realtà assumono in input grandi quantità di dati e calcolano nuovi risultati sulla base dei dati che ricevono e si adattano ai dati che ricevono. E quello che succede, lo dico per i ragazzi, è quello che succede con Google quando noi andiamo a fare delle ricerche. Lo dicevo l'altro giorno ai tuoi studenti, e da circa il 2009, cioè stiamo parlando di circa 12 anni, che Google ha cambiato l'algoritmo di ricerca e non dà a tutti la stessa risposta quando cerchiamo la stessa parola, ma avendo raccolto i dati su ognuno di noi, quindi avendo assorbito i big data personali di ognuno di noi sulle ricerche precedenti che abbiamo realizzato, adatta la risposta al nostro profilo. Quanti dei ragazzi sanno questo? La stessa cosa, lo cito, diciamo, se volete potrei citare decine di esempi, ne cito altri due velocemente. La stessa cosa fa Facebook. Facebook da circa 10 anni la sequenza dei post non la mostra più in ordine temporale. Se io e il professor Caligiuri abbiamo uno stesso contatto su Facebook e andiamo a guardare Facebook, l'app Facebook del nostro cellulare, se il nostro contatto scrive un po' di post, non è detto che io e lui vedremo gli stessi post nella stessa sequenza. Perché? Perché l'algoritmo di Facebook è un algoritmo di machine learning, ha profilato lui, ha profilato me, e ha deciso che lui deve vedere alcuni post e io ne devo vedere degli altri. Ma l'ha deciso l'algoritmo. A volte non l'ha deciso neanche Mark Zuckerberg. Cioè siamo in una situazione in cui Zuckerberg non è capace neanche di controllare più il suo algoritmo. Perché l'algoritmo si controlla da solo.
In più, guardate, ci sono degli algoritmi, una parte del cosiddetto machine learning, che in italiano si traduce apprendimento automatico, apprendimento della macchina, che sono gli algoritmi di deep learning, cioè di apprendimento profondo, sono degli algoritmi il cui funzionamento non è noto neanche a chi li scrive. Cioè, capite, sono algoritmi basati su un modello di calcolo che è abbastanza tradizionale, che è il modello delle cosiddette reti neurali artificiali, i quali però si lasciano programmare anche da un bravo studente informatica senza problemi, ma nel momento in cui li abbiamo programmati e ci hanno dato dei risultati, noi non sappiamo perché ci hanno dato quei risultati. Possiamo valutare solo se sono risultati corretti o sbagliati. Se sono risultati corretti, accettiamo quell'algoritmo e lo usiamo, e in molte delle nostre app è così. Dopodiché però noi non abbiamo più il controllo della sequenza di quell'algoritmo. Cioè, se noi andassimo a capire perché quell'algoritmo ha fatto quella scelta, noi non troveremo più la sequenza di istruzioni che ci dice se è stato vero questo, ho fatto questo, era vero questo, ho fatto questo. Non c'è più là dentro. E questo, per esempio, è negli algoritmi di Facebook. Lo stesso su Netflix. Non so quanti di voi guardano Netflix. Ora, scusate ragazzi, c'è un po' di rimbombo. Se voi guardate Netflix, mentre voi guardate Netflix, Netflix guarda voi. Cioè, quando io ero bambino e guardavo il canale 1 della Rai, perché non c'era altro, va bene, io guardavo il canale, non potevo scegliere, potevo solo spegnere o accendere il televisore. Oggi siamo in una situazione in cui Netflix memorizza tutto quello che voi fate quando vi collegate a Netflix. Cioè, dall'istante in cui voi accendete Netflix a quando lo chiudete, Netflix, attraverso la rete, raccoglie tutto quello che voi fate. Cioè, controlla, per esempio, quanti minuti guardate un film, quanto vi soffermate su una pubblicità, in quale scena, per esempio, sospendete la visione o addirittura interrompete il film. E perché Netflix vi guarda? Perché Netflix impara chi siete e chi siamo, e sulla base di questo ci propone i film da vedere. Non solo, sulla base di questo, sapete che fa Netflix? Decide quale sarà il prossimo attore che deve girare quella scena. C'è stato, un po' il libro lo racconta, mi pare questo caso, c'è stato un momento in cui gli algoritmi di data analysis di Netflix avevano deciso che bisognava fare fuori da una serie che io non ho visto ma che qualcuno di voi ha visto, in cui c'era Jane Fonda, grande attrice, insomma una star americana. L'algoritmo aveva suggerito che Jane Fonda non doveva esserci. Ma perché l'aveva fatto? Perché aveva scoperto che molta gente, quando appariva Jane Fonda, lasciava il film, oppure non guardava il trailer dove c'era Jane Fonda, mentre guardava il trailer della stessa serie dove non c'era, e così via. Non ce l'hanno fatta a eliminare Jane Fonda, perché Jane Fonda, diciamo, è una star, quindi, no? Però gli algoritmi oggi decidono quali sono gli attori che vanno a finire dentro una serie. Finisco con l'ultimo esempio, che è quello dei giornali. Non so, se voi provate a leggere i giornali online oggi, i giornali online mostrano diversi titoli per la stessa notizia in un intervallo di mezz'ora, di un'ora. Cioè, se voi vi collegate in momenti diversi, vi può capitare di trovare sulla stessa notizia un titolo differente. Poi che cosa, a cosa serve questo? Serve perché loro, dopo un certo intervallo di tempo, un'ora, due ore, mezz'ora, dipende, ci sono degli algoritmi, che vanno a guardare quante persone hanno letto quella notizia. Dopo aver contato quante persone sui diversi titoli hanno letto la notizia, decidono qual è il titolo da mantenere. Quindi il titolo non lo fa più il giornalista o il redattore, come tipicamente avviene, ma lo fanno i lettori.
E questa cosa viene detta come se fosse la vittoria della democrazia, perché vuol dire che le persone decidono qual è il titolo. Ma non è detto che sia la scelta migliore, soprattutto se tu poi le persone le porti a vedere quella notizia con tutta una serie di meccanismi, il cosiddetto clickbait, per catturare l'attenzione. Allora, io ho fatto degli esempi per farvi capire come gli algoritmi sono entrati nella nostra vita quotidiana. Il professor Caligiuri ha spiegato un po' molto bene tutte le tematiche che sono affrontate nel libro, quindi io vi eviterò la presentazione di tutto quello che è raccontato lì. Vi dico però la motivazione che mi ha spinto a scrivere questo libro, perché devo dire gli elementi che hanno scatenato la scrittura, che poi appunto ho trovato un editore generoso che l'ha voluto pubblicare, e tanti lettori devo dire che adesso lo stanno leggendo, diciamo, le motivazioni sono state due. Uno, il fatto che ho avuto una volta un incontro con degli studenti come voi, e parlando con questi ragazzi, che erano ragazzi di un quarto, di un quinto liceo, mi sono accorto che non sapevano che cosa fosse un algoritmo. Cioè, era un liceo scientifico, quindi erano, diciamo, gli studi scientifici, ma confondevano l'algoritmo con l'equazione. Ora, l'equazione a scuola si studia, penso che i ragazzi possono confermare che già forse dalle scuole medie si studia che cos'è un'equazione, ma l'algoritmo si studia pochissimo, o quasi per niente. Nella gran parte delle scuole non viene neanche spiegato cos'è un algoritmo. Allora, questa cosa mi ha colpito molto, perché vedete, gli algoritmi oggi hanno assunto un ruolo enorme, ma di per sé non esprimono un concetto difficilissimo. Tra l'altro hanno anche a che fare con l'equazione. Vedete, l'equazione è una eguaglianza tra una serie di termini, di grandezze, no? Ax più bx al quadrato più c uguale a zero, quella è un'equazione, va bene? Quindi esprime una proprietà. L'algoritmo invece è qualcosa di matematico, ma un po' di diverso, non esprime una proprietà, esprime una procedura per raggiungere un risultato. Quindi l'algoritmo è essenzialmente una sequenza di operazioni, una dopo l'altra, cioè fai questo, poi se è vero questo fai questo, se non è vero questo fai quell'altro. Quindi è una sequenza di operazioni. Il punto qual è però, guardate, che come è scritto nel libro, gli algoritmi hanno millenni, anche quando non si chiamavano algoritmi, gli uomini utilizzavano gli algoritmi. Ho cercato di spiegare che per esempio nell'antica Babilonia, cioè 4.000 anni fa, si sono trovate tracce di algoritmi anche molto sofisticati. Per esempio si è capito che il teorema di Pitagora non l'ha inventato Pitagora. Potrebbe essere una delusione per alcuni, no? Però è così, cioè Pitagora l'ha proposto, l'ha riproposto, può darsi pure che l'abbia inventato da solo, cioè intendiamoci, non è detto, ma esisteva prima di Pitagora, cioè i babilonesi utilizzavano tranquillamente il teorema di Pitagora 2000 anni prima di Pitagora. Quindi i babilonesi gli algoritmi li avevano utilizzati e hanno lasciato delle tavolette in cui tutto questo è raccontato. E gli algoritmi sono venuti avanti per quasi 4.000 anni e sono rimasti in mano dei matematici, degli ingegneri, dei fisici, insomma degli specialisti, e non nessuno, cioè tutti vivevano tranquilli senza bisogno degli algoritmi. Il punto di svolta qual è stato? Il punto di svolta è stata l'invenzione del calcolatore elettronico. Guardate, il calcolatore elettronico, che ha cambiato tutte le nostre vite, c'ha solo 80 anni, non è una cosa di 2000 anni fa, no. Agli inizi degli anni 40 sono stati realizzati i primi calcolatori elettronici. Lì è cambiato tutto, perché il calcolatore elettronico ha bisogno, come elemento vitale, non come noi l'acqua e il pane, ha bisogno dei dati e degli algoritmi.
Cioè noi dobbiamo spiegare al calcolatore quello che deve fare. E come glielo spieghiamo? Glielo spieghiamo attraverso degli algoritmi. Cioè gli diciamo, prima fai questo, poi fai quest'altro, poi fai quest'altro. La forza del calcolatore dove sta? Nella sua grande capacità di elaborare miliardi di istruzioni, quindi di operazioni, in pochi secondi. Cosa che noi non riusciamo a fare. La capacità di elaborare gigabyte di dati in pochi minuti, cosa che noi non riusciamo a fare. E questo ha cambiato la vita e ha cambiato il ruolo degli algoritmi. Dopodiché, guardate, la progressione storica è molto semplice da fare. Quindi, 1940, primo calcolatore. Tra l'altro, quello è il periodo in cui Alan Turing, grande genio della matematica, diciamo trattato malissimo nell'Inghilterra bacchettona di quegli anni, uno dei più grandi geni che l'uomo ha conosciuto, ha capito che quel calcolatore poteva calcolare tutto il calcolabile nel mondo. E questa è stata una grande intuizione, no? Cioè lui ha spiegato, guardate, questa macchina qui è una macchina universale. Che vuol dire una macchina universale? Vuol dire che se c'è qualcosa che si può calcolare, questa macchina la calcola. Quello che questa macchina non calcola, non la può calcolare nessun altro. Quando gli hanno chiesto, pover'uomo, perché lui era trattato malissimo, gli hanno chiesto, allora mi stai dicendo che la macchina è uguale all'uomo? E siccome l'uomo è fatto a immagine di Dio, capisci bene che lì il conto era facile fare. Ha detto no, assolutamente no. Secondo me ha detto no per difendersi, perché lui era omosessuale, era già trattato male, poi è finito male. Ha detto no, 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 guardate, l'uomo ha di più della macchina, ha la creatività, ha l'intuizione. E noi ci crediamo magari, ma non è detto che sia così. Comunque voglio dire, 1940, primo calcolatore. 1969, prima connessione tra due computer, cioè la rete internet nasce nel 1969, non mille anni fa. 1991 nasce il web, quindi 20 anni fa nasce il web, 20 anni. In 20 anni il web ha cambiato le nostre vite, ha cambiato il mondo. Pensate cosa succederà tra 30 anni, no? E così via. Allora, capite, gli algoritmi sono diventati un elemento fondamentale. Luciano Floridi, che è un filosofo italiano che sta all'Università di Oxford, che tra l'altro ha scritto una prefazione del libro del professor Caligiuri, dice, fa una riflessione molto interessante, dice, chiedetevi come sarebbero oggi le nostre vite senza gli algoritmi e senza i calcolatori, e quindi senza gli smartphone, senza il web, senza internet. Cioè, giustamente dice, noi ormai dipendiamo totalmente da queste tecnologie. Cioè, se oggi, in questo istante, spegnessero tutti i computer del mondo, cosa succederebbe? Pochissime persone al mondo potrebbero continuare a fare la vita che fanno, ce ne sono per fortuna alcune, ma è una piccolissima parte. Questo dimostra che noi abbiamo una fortissima dipendenza da queste tecnologie. E queste tecnologie piano piano si prendono le nostre vite. Questo è un po' anche l'idea del libro, no? Dicevo, quella domanda che mi ha fatto uno studente, che mi ha fatto capire che lui non conosceva la differenza tra equazione ed algoritmo, mi ha fatto un po' preoccupare, ho detto bisognerebbe spiegarle queste cose. Poi dopodiché mi sono messo a leggere un libro di un giornalista, non so se ci sono dei giornalisti in sala, ma non voglio parlare male dei giornalisti, parlo di quell'esempio, di quel giornalista che ha scritto un libro di oltre 200 pagine che mi è capitato di leggere, e quando sono arrivato a metà della lettura, non dico il nome, non è importante il nome, ho capito che lui, che cos'era un algoritmo, non lo sapeva. Per carità, non era obbligato a saperlo, però ha scritto un libro sugli algoritmi, quindi probabilmente sarebbe stato meglio se lui fosse andato a guardare che cos'era un algoritmo, perché lui parlava genericamente di algoritmi, eccetera. Allora ho detto no, allora forse conviene che uno scriva una cosa in cui lo spiega per bene. Infatti i primi due capitoli del libro probabilmente non hanno poca attinenza col resto, perché lì ho cercato di spiegare, come dire, quasi
come un professore universitario che cos'è un algoritmo. E poi mi sono lanciato in digressioni filosofiche che non mi competevano, ma sulla prima parte sono più tranquillo, diciamo, no? Ecco, allora questo è il punto. Il punto, guardate, e qua dico una cosa e poi concludo, magari chiedendo a voi se avete delle domande, avete delle idee, magari le condividiamo. Il punto è che ci vuole oggi molta educazione su questi argomenti. Il professore Calgiuri insegna pedagogia e quindi lo può dire molto meglio di me. Cioè abbiamo una carenza di informazione, abbiamo una carenza di educazione, abbiamo una carenza di formazione su questi argomenti e la scuola è in molto ritardo, purtroppo, mi dispiace dirlo ma è così, anche l'università è in ritardo, si sta muovendo ma è in ritardo. Discutevamo prima, incidentalmente prima della presentazione, io parlo della mia università in questo caso ma è un problema di tutte le università italiane, noi per quanto ci sforziamo di fare formazione su queste cose, siamo indietro. Siamo indietro, per esempio, nei settori umanistici dove si insegna poco che cos'è un algoritmo, ed è un male, perché i filosofi, gli storici, i sociologi, gli scienziati della comunicazione dovrebbero sapere bene che cos'è un algoritmo. E quindi gli servirebbe nel loro lavoro, gli darebbe una marcia in più. Per noi che formiamo gli informatici, gli ingegneri informatici, eccetera, siamo indietro, perché non abbiamo oggi abbastanza laureati. Noi produciamo, come Università della Calabria, produciamo, scusate, un termine, diciamo, per capirci, ma non sarebbe giusto dirlo, ma insomma, tipicamente escono intorno a 200 laureati in ingegneria informatica dall'Università della Calabria e circa 100-120 laureati in informatica. Sto parlando solo di questi due corsi di laurea che conosco meglio. Noi avremo bisogno di almeno il doppio dei laureati oggi. Noi abbiamo una situazione di carenza, cioè se qualcuno di voi vuole fare l'informatico, allora due consigli: se vuole fare l'informatico si mettesse subito a studiare e a iscriversi a informatica e laurearsi, perché le aziende aspettano, assumono i laureati prima di laurearsi, gli studenti prima di laurearsi. Se non vuole fare l'informatico e ci sono tante belle altre materie da studiare, nel corso di studi studi un po' queste cose, cioè si occupi un po' del digitale, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale, perché questi argomenti sono gli argomenti di domani, non solo quelli di oggi, e sono gli argomenti che servono alla nostra società, che in questo momento non è assolutamente pronta a gestire questa rivoluzione. Finisco. Questo, diciamo, sta creando molti problemi, lo sta creando, diciamo, alla politica che non è in grado di gestire questa fortissima accelerazione tecnologica, lo sta creando alle aziende che hanno bisogno della cosiddetta trasformazione digitale. E guardate che la trasformazione digitale presuppone non solo la disponibilità degli strumenti digitali, ma presuppone una cultura digitale, cioè un modo nuovo di vedere i processi, no? Il fare, e crea problemi ai giovani, perché i giovani, se non hanno coscienza di questa cosa, vedete, Mario ha detto una cosa prima che approfitto a ripeterla perché mi torna utile. I giovani oggi, purtroppo molti giovani, la gran parte, sono vittima un po' del cosiddetto digito ergo sum. Cioè, siccome io so digitare sul touchscreen, a proposito di questo, il touchscreen l'ha inventato un italiano, un ricercatore bravissimo italiano negli Stati Uniti, e siccome io so toccare il touchscreen sono qualcosa, quindi digito ergo sum, sono vittima di questo. Invece dovrebbero essere un po' computo ergo sum, cioè dovrebbero essere capaci di utilizzare questi strumenti come soggetti attivi e non come oggetti passivi di questi strumenti. E in questo senso, diciamo, appunto la necessità di diventare soggetti attivi in questo mondo del digitale, è decisivo per il futuro, è decisivo per ognuno di noi, è decisivo per i ragazzi, ma è decisivo per la società. Capite? Noi siamo in una situazione in cui queste tecnologie vengono prodotte in certe parti del mondo da poche persone
e sono tecnologie di massa, cioè sono utilizzate da miliardi di persone in tutto il mondo. Quei luoghi sono i luoghi dell'elite. La vera elite è quella oggi, non è l'elite politica. L'elite politica blatera, cincischia, fa i giochini nel Parlamento, ma non è quella l'elite. La vera elite che decide i destini del mondo è l'elite che detiene la tecnologia, che però non è una tecnologia di elite, è una tecnologia di massa. L'elite voi non la trovate su Facebook, non la trovate su TikTok, ma produce quello che finisce su TikTok e lo usano miliardi di persone. Ecco, mi fermo qui, io credo di avervi annoiato abbastanza, però i temi sono fondamentali, non solo per il presente, anche per il vostro futuro. Questo è un po' il tentativo del libro. Grazie. Grazie per questo bellissimo momento. C'è qualcuno che ha qualche domanda, qualche riflessione, qualche curiosità? È sempre un momento un po' tragico questo delle domande. Emilio, eccolo. Grazie. Grazie a Florindo ancora una volta e a Marco per questi belli incontri che ci riproponete ormai da un bel po' d'anni. Grazie a Mimmo Tali, a Mario Caligiuri, ciao Mimmo, a lui per il libro, a Mario per la sontuosa, una parola che non mi piace perché la usano molto nel calcio. Parto da questo, sciabba che è una rete, è uno strumento utile per i pescatori, la Calabria, anche se non meno di altre regioni, è una regione di pescatori, quindi serve a produrre ricchezza, informazione, crescita. La rete nella quale operano gli algoritmi oramai ci ha preso tutti, però non è la stessa rete, non svolge la stessa funzione. Forse ne siamo prigionieri. Nel 1867 ci fu un filosofo che disse che bisognava liberarsi da catene. La catena fa pensare anche alla rete. Ora, allora, domando a tutti e due, a due filosofi, lasciatemelo dire, ma queste nuove catene, pensate di queste nuove catene, pensate che possiamo liberarci oppure, a voi la parola. Io direi di raccogliere prima i vari interventi, no? Così poi possono, i nostri due ospiti possono fare una sintesi. Qualche altra domanda? Ma i ragazzi dovrebbero tranquillamente, hanno delle curiosità, senza formalità. Sì, tranquilli ragazzi, non c'è, se qualche ragazzo qualcosa non c'è sicuramente il rischio di sbagliare, nessuna domanda è ovvia o scontata. Ecco il professore Volpe. Mi spaccio per ragazzo. No, io volevo sottoporre alla vostra riflessione una mia riflessione sull'argomento. Mi capita davanti a tutto questo fenomeno che ho, come dire, notato anche da solo, insomma, no, tutto quello che succede, di avere una sensazione strana, cioè come se tutto questo, tutto quello che diciamo il mondo del web, no? mi riflette, come se fosse la mia coscienza, quasi una dimensione spirituale, dico tra virgolette, io sono un credente, è come una coscienza, dico, perché quando io cerco alcune cose sul web, poi il web mi propone continuamente quella cosa, è come se mettesse davanti a me stesso quello che sono. Ecco, diventa uno specchio
e tante volte questa cosa fa un po' paura, perché dico ma io sono questo, io cerco veramente queste cose sul web. E poi tutto questo contrasta con il prodotto finale, ecco, no? Prima lei, professore, diceva i ragazzi specialmente usano tantissimo il digitale e poi del digitale prendono soltanto il prodotto finale, no? La cosa più commerciale, diciamo tra virgolette, forse la parte meno nobile di tutto questo discorso. Allora c'è veramente un abisso. Io userei una parola un pochettino abusata, forse un po' forte, ecco, c'è del diabolico in tutto questo. Grazie. Grazie al professore Volpe. Vediamo se c'è qualche altro intervento. Eccolo. Ti chiami? Jacopo, volevo chiederle se, dato che siamo tutti più o meno influenzati dall'algoritmo, la deriva che mi pare più probabile è comunque quella del tanto millantato pensiero unico, per usare un'altra parola, ma più forte del totalitarismo. Volevo chiederle se secondo lei c'è un modo per sfuggire a questa deriva o comunque avere un suo parere al riguardo. Vediamo, c'è qualcun altro? Grazie Jacopo intanto. Vediamo se c'è qualcun altro. Allora, mi pare di no, faccio io una, Florindo, forse una domanda a Florindo, poi anch'io ho una domanda. Sì, una domanda che vorrei rivolgere a entrambi, visto che poi nel tema di questo incontro c'è anche la democrazia. Talia l'ha già accennata questa cosa. Ovviamente io sono tra quelli che ritiene che la potenza di calcolo che abbiamo è sicuramente una cosa importantissima per le nostre vite, basti pensare alla medicina o ad altri ambiti, però alla luce di quello che tu dicevi prima, è sostanzialmente il fatto che ognuno di noi prima viene studiato e poi gli vengono proposti i contenuti che a lui piacciono sostanzialmente. Quindi leggiamo i libri che ci piacciono, leggiamo le notizie o i commenti o gli editoriali che sono conformi al nostro punto di vista, vediamo i film che vorremmo vedere, su Facebook e sui social vediamo gli amici che sono appunto nostri amici perché abbiamo delle cose in comune, quindi anche i contenuti che ci arrivano sui social sono contenuti che conformi al nostro pensiero. Io credo che questo sia un grandissimo pericolo per la democrazia e per il pluralismo delle idee. Per riprendere quello che diceva il ragazzo che ha parlato prima di me, io non credo che ci portino al pensiero unico, ma che ci portino ai pensieri unici, cioè che ognuno di noi alla fine si convince che il suo pensiero è quello. Non si imbatte mai in pensieri che mettono in crisi i suoi punti di vista, si autoconvince giorno per giorno che la realtà è fatta in quel modo, e io credo che non è più allenato al confronto, alla dialettica, al dibattito, a essere messo in crisi. Io credo che questa cosa spieghi un po' la deriva anche delle nostre democrazie, cioè queste bolle all'interno delle quali ognuno di noi si trova e che non vengono rotte mai, perché siamo tutti belli, beati, convinti di avere la verità in tasca, il punto di vista in tasca. Ora, la domanda che appunto rivolgo a entrambi dalle vostre differenti prospettive: secondo voi alla fine si riuscirà a bucare queste bolle, si riuscirà a riaprire lo spazio di pluralità, di libertà e di idee plurali che sono da quando l'Occidente è diventato Occidente sono state poi alla base della sua forza, e appunto anche per evitare i pensieri unici di cui si parlava prima. Grazie Florindo. Allora vi faccio anch'io una domanda. Prima un piccolo aneddoto: diceva il professore Volpe, trovo le cose che cerco, no, sostanzialmente sulla rete. Noi abbiamo ovviamente dei banali, sono a disposizione di tutti, strumenti di analisi per capire come le persone raggiungono il nostro sito web, no?
e alle stringhe che inseriscono su Google per arrivare al nostro sito web. E spesso queste stringhe corrispondono a delle domande che le persone fanno su Google. Una di queste domande è: perché fu ucciso Mussolini? Noi abbiamo un libro che si intitola Perché furono uccisi Mussolini e Claretta, e quindi balzano sul nostro sito. Ma la cosa più divertente è che una delle domande attraverso le quali forse la principale, in alcuni mesi è la principale domanda che le persone fanno a Google e poi ottengono i risultati del nostro sito, è: esiste Dio? Questa è una cosa molto, molto interessante. Il fatto che uno lo chieda a Google è abbastanza inquietante, questa cosa. Comunque la domanda invece che volevo fare, volevo farla ad entrambi, al professor Caligiuri dal punto di vista proprio prettamente pedagogico, soprattutto dal suo punto di vista, che è sempre un punto di vista di confine, no? Tra la pedagogia e le nuove, la comunicazione e le nuove tecnologie. E poi al professor Talia, che appunto si occupa di nuove tecnologie di informatica. E, prima si parlava anche delle potenzialità, e approfitto anche della presenza della scuola, si parlava delle potenzialità anche grandi che le nuove tecnologie possono portare al mondo dell'istruzione, no? E si diceva anche della... Quando tu, Mimmo, dicevi un ragazzo del liceo scientifico non aveva ben compreso che cos'era l'algoritmo, mi dà l'idea questa cosa che poi in fondo le nuove tecnologie non siano davvero entrate poi nella scuola, sono nella vita dei ragazzi, ma nella scuola restano al lato. Me ne sono accorto particolarmente durante la DAD, no? Dove ho visto che le nuove tecnologie venivano utilizzate secondo un modello antropologico analogico e non digitale. Faccio un esempio: nel momento in cui tu, per far vedere una cosa ai bambini, la scrivi su un foglio di carta e la metti davanti alla webcam, no? Per bambini copiati, io poi ero in smart working, quindi alcune cose le vedevo ed era abbastanza divertente, no? Questa cosa vuol dire che tu stai utilizzando sì una nuova tecnologia, ma stai replicando delle modalità analogiche sostanzialmente, oppure per dare delle indicazioni ai bambini tu le detti, no? Quindi immagina dettare non sento, non se, non ti vedo, con esiti disastrosi. Ecco, siccome possiamo poi, questo deriva da due cose sostanzialmente: da una parte deriva dall'età anagrafica di alcuni docenti, ma non è solo una questione anagrafica, è anche una questione, diciamo, antropologica, no? Che prescinde dall'età anagrafica. Quindi volevo chiedervi di dare dei suggerimenti anche agli insegnanti che sono qui presenti, ai ragazzi che si preparano a insegnare, no? Che magari sceglieranno delle discipline all'università che li porteranno ad insegnare. Come fare ad accelerare alcuni processi, no? Senza avere paura dell'informatica? Io sono convinto, io diciamo tra apocalittici e integrati sono un integrato, cioè io non ho paura dell'avvento, del predominio degli algoritmi, eccetera. Credo che bisogna però governarli, non possiamo nasconderci, ci sono, dobbiamo capire come utilizzarli al meglio nella nostra vita. Allora, sono domande. Sono su domande. Allora, molto rapidamente, per dare spazio all'autore del libro di poter rispondere, catene. Il filosofo a cui tu fai riferimento, caro Emilio, aveva scritto nel 1848 che uno spettro si aggira per l'Europa, dello spettro del comunismo. Ora, in quegli anni ci fu il fenomeno del luddismo, cioè distruggiamo le macchine così risolviamo i problemi. Non è stato così, non sarà neanche adesso così. Renato Curcio scrive che non bisogna essere contro le tecnologie, ma chi ha prodotto queste tecnologie. Mimmo Talia, nel libro precedente La società calcolabile e Big Data, lo conclude auspicando la necessità di algoritmi democratici, cioè degli algoritmi che non siano programmati per consumare
ma degli algoritmi che siano programmati per indurre al pensiero critico, cosa che non è affatto così. Se noi cerchiamo un albergo a Napoli, veniamo bombardati nei giorni successivi da offerte di alberghi a Napoli, cerchiamo una parola sulla Treccani, cioè algoritmo, non riceviamo nessuna risposta di nessun tipo, perché sono programmati, tu ce li insegni in quel modo. Diabolico. Non c'è nessun complotto. Io credo che probabilmente c'è l'alternativa del diavolo. Quando Carducci scrive lode a Satana, si riferiva al progresso. Il progresso è qualcosa che dovrebbe elevare le capacità umane e non invece indurle a essere schiave del consumo. E io non lo so cosa, come poter rispondere a questa alternativa del diavolo. Il pensiero unico. C'è una deriva. Ora, la deriva, quale potrebbe essere la risposta? È l'educazione. Però c'è un problema fondamentale. Nell'educazione tutto accade 50 anni più tardi. Come il boom economico degli anni 60 è stato prodotto, nella mia interpretazione, dalla riforma Gentile del 23, così noi oggi stiamo vivendo i frutti malati del 68, di quel facilismo morale che ha comportato i 18 politici e gli esami di gruppo. Il 68 c'è stato dovunque nel mondo, ma solo in Italia si è chiesto e ottenuto il 18 politico e gli esami di gruppo. La democrazia, questo è un problema notevole. Il mio pensiero in questo momento è che la globalizzazione penalizzi il sistema democratico, perché la globalizzazione richiede decisioni veloci che i sistemi democratici per loro natura non possono assicurare. Quindi sono favoriti le organizzazioni criminali, le strutture terroristiche e gli stati autoritari. Quando è venuto in Italia Xi Jinping, ti ricordo cosa ha detto? Le vere democrazie programmano. Noi andiamo dietro il tweet di 2 minuti prima, quindi quello che succederà nei prossimi anni è facile immaginarlo. Tecnologie e scuole. Nel 1996 Clifford Stoll scrive un libro che si chiama Confessione di un eretico ai tech, e lui, definito da Bill Gates l'avvocato del diavolo di internet, spiega che le tecnologie nella scuola servono a poco o nulla se tu non hai degli insegnanti che non siano in grado di assolvere a questa funzione. Ma c'è di più. Nel 1966 c'è il celebre rapporto Coleman che spiega che, facendo riferimento alle zone periferiche di New York, non serve a nulla i programmi, migliorare le tecnologie, avere aule efficienti, non serve a nulla se non si interviene prima nelle situazioni sociali di partenza, nelle condizioni familiari. L'unica cosa che può incidere, poco, poco, è la qualità dell'insegnante. Noi oggi abbiamo ridotto scuole e università, caro Mimmo, ad ammortizzatori sociali, non solo per studenti, ma anche per docenti. Alcuni. Umberto Eco diceva che nelle università gli imbecilli e i geni fanno le stesse cose. Quindi, allora, il tema qual è? Tecnologie e scuole. La domanda che ha fatto prima. La mia idea, Mimmo, è che l'algoritmo può sostituire anche l'insegnante. Come un algoritmo può sostituire il medico? Perché se io do una cartella clinica a un medico, individuo la patologia al 54%, un medico in carne e ossa, se la do un algoritmo l'individuo al 93%, cioè così come anche i giudici, le sentenze dei giudici o fatte da un algoritmo o da una persona, questo vale anche per gli insegnanti. Quindi la domanda te la giro a te. Cioè, quindi su questo qual è il tuo pensiero al riguardo? Il professor Calgiuri è stato brevissimo a rispondere, molto brevemente, a domande universali, quindi tu veramente sei eccezionale. Io, diciamo, partirei dalla domanda se esiste Dio, ma giusto per alleggerire un attimo l'atmosfera. Purtroppo non ricordo il titolo del libro. Esiste un libro di fantascienza pubblicato intorno agli anni 40,
che già preconizzava la rete, preconizzava internet, eccetera. Naturalmente la fantascienza, quando era brava, riusciva a prevedere. Io adesso dico che la fantascienza è in difficoltà, perché la scienza sta andando avanti così velocemente che gli scrittori di fantascienza hanno difficoltà. Però insomma quel libro è simpatico perché intanto immaginava di avere una rete di tanti calcolatori, eccetera, come poi è stata realizzata 30 anni dopo. Ma la cosa bellissima è come finisce questo libro, e risponde al discorso della domanda se esiste Dio. Allora, la storia è appunto, prendono tutti questi calcolatori, riescono a collegarli tutti tra di loro, e quando hanno costruito questo enorme supercalcolatore si guardano i realizzatori e si chiedono cosa devono farne, cioè che ne facciamo adesso, quale domanda dobbiamo fare a questo calcolatore. Uno di loro, il più intelligente, dice: beh, è chiaro la domanda che dobbiamo fare, dobbiamo chiedere se esiste Dio, perché è un problema, diciamo, che fino adesso non è stato risolto. Ah, eccezionale, tutti felici, bravissimo, sei eccezionale, benissimo, mettono la persona lì alla tastiera, chiedigli se esiste Dio, e il computer risponde: ora sì. Ora sì. E un po' è così, e un po' è così, certamente è uno scherzo, però provo io a rispondere velocemente alle domande. Emilio chiedeva: liberarsi dalle catene. Io penso di sì, cioè io intanto preciso appunto quello che diceva l'editore Rubettino prima, cioè questa tecnologia è una tecnologia formidabile, cioè una tecnologia potentissima. Come dire, io la uso, la conosco, insomma, l'insegno, e mi sento di dire che è una tecnologia eccezionale, unica. Quindi non si discute la forza di questa tecnologia e quanto ci possa aiutare, e ci sta aiutando in tantissime cose. Non si discute questo. Qui stiamo discutendo del fatto che bisogna essere all'altezza di questa tecnologia, personalmente e come società, e dobbiamo capire che appunto non ci sono tecnologie positive e negative, e non ci sono tecnologie neutre, cioè l'uso che si fa della tecnologia determina poi la qualità dei risultati. Possiamo uscire dalle catene? Secondo me sì, nel senso che, guardate, noi giustamente guardiamo questo periodo storico. Io ho raccontato, ho detto 80 anni fa il primo computer, 91, 20 anni fa il web e poi i social, eccetera. 80 anni, nella storia dell'uomo è pochissimo. Se parliamo con uno storico si mette a ridere, se noi vogliamo dire che ormai il mondo ha preso una strada ed è solo quella. No, c'è il rischio che prenda solo quella strada, il rischio c'è. E guardate, se il sopravvento per esempio lo prendono le scelte dei regimi autoritari come la Cina, che su questa tecnologia sta facendo un investimento inimmaginabile, il rischio c'è oggettivamente, no? Quindi, però allo stesso tempo io dico che la nostra società, la nostra umanità ha la forza di risolvere questo problema. Lo deve fare nel tempo, ci vorrà un po' più tempo. Questa veloce accelerazione di questi ultimi 20-30 anni può essere tranquillamente assorbita se discutiamo di queste cose e se, diciamo, siamo coscienti del fatto che rischiano di diventare delle catene e invece devono diventare delle reti virtuose, non viziose. Quindi io non sono assolutamente pessimista su questo. Credo proprio che l'uomo piano piano, come dire, ingurgiterà, perché sta ingurgitando questa tecnologia, arriverà il momento della digestione e quindi dell'uso di quell'energia, diciamo, in senso più positivo. Quindi io sono ottimista da questo punto di vista, e non mi piace l'idea che si dice: siccome ormai il web controlla tutto, i social controllano tutto, eccetera, noi siamo fritti. No, non siamo fritti, perché per esempio se i governi, le autorità cominciassero a legiferare seriamente, si limitassero, come dire, le prerogative immense di queste grandi piattaforme, il problema si limiterebbe di molto. E se i cittadini acquisissero consapevolezza, piano piano le cose, secondo me, si possono tranquillamente risolvere. Questo per quanto riguarda il discorso delle catene. La rete come specchio. La rete come specchio è una bella immagine, ma in realtà la rete è uno specchio perché assorbe come una spugna tutto quello che siamo noi, quella che è la realtà. Guardate, non so se ci riflettete,
pensateci un attimo, l'informatica, il computer nasce per fare calcolo, computer vuol dire calcolatore, deve fare calcoli. In realtà negli ultimi decenni il computer nel fare calcoli è diventato il simulatore della realtà, cioè il computer ormai è un luogo dove si vuole rappresentare interamente la nostra realtà. Pensate banalmente, no, al cosiddetto desktop. Che cos'è il desktop? È la rappresentazione dentro lo schermo del computer della nostra scrivania. Dal desktop in poi siamo arrivati al metaverso, cioè alla realtà rappresentata tutta là dentro. Quindi è chiaro che l'informatica, la rete, i computer sono uno specchio, perché assorbono quello che noi siamo e ce lo ripresentano. Il problema qual è? Che gran parte di questo, una grande parte di questo specchio è gestita da poche persone. Immagini che ci mostrano quelle parti sono immagini guidate da quelle poche persone. Questo è il vero problema, secondo me. Quindi la rete è uno specchio, perché se vi raccontassi come si fa la profilazione, la vostra profilazione, quando utilizzate per 2 ore il computer, rimarreste sbalorditi. Gli algoritmi sono capaci di profilare perfettamente le persone. Perché guardate, appena voi per 10 volte cercate su Google una serie di parole, Google sa già quali sono i vostri pensieri, sa già quali sono i vostri desideri, sa già da dove venite, sa già come, che lingua conoscete, se parlate bene l'italiano, se conoscete l'inglese, e tutto questo configura facilmente la personalità. Guardate, siamo molto prevedibili noi come umani, non è vero che siamo così difficili. Quindi lo specchio è effettivamente così. Il punto è che dovremmo cercare di migliorare questo specchio. Prima ci miglioriamo noi e poi cerchiamo di migliorare l'immagine che lo specchio riflette di noi. Altra questione, pensiero unico. Sì, il rischio c'è ed è legato molto a questa questione della democrazia. Ripeto, il pensiero unico, cioè, guardate, qua c'è una forte, diciamo, quelli bravi a parlare direbbero una enorme dicotomia, diciamo, una forte differenza, un forte salto, no? Tra il pensiero unico e il populismo della rete. Perché le due cose, diciamo, Zore lo spiegava molto bene, cioè le due cose stanno convivendo assieme. Cioè noi abbiamo il pensiero unico, per esempio, delle grandi piattaforme. Per esempio, una piattaforma che uno può pensare non ha un ruolo politico è Amazon. Amazon invece ha un ruolo politico nel mondo enorme, enorme. Non è vero che vende solo bulloni e libri. Gestisce i desideri di migliaia di persone. Adesso siamo in ottobre, giusto? Mancano 2 mesi per Natale, quasi 2 mesi. Sapete che sta facendo in questo momento Amazon? Amazon sta approvvigionando tutti i warehouse del mondo, cioè i magazzini nel mondo, delle merci che noi tutti compreremo a Natale. E uno dice, ma come fa ad ottobre a sapere? Lo sa già quello che voi e noi compreremo a Natale. Attenzione, non lo sa al 100%, perché l'algoritmo di profilazione non è perfetto, ma lo sa all'80%, all'85%. Ora, chi si occupa di logistica sa bene cosa vuol dire sapere già che tra 2 mesi venderai l'85% dei prodotti che tu hai, stai portando in magazzino. Amazon, attraverso l'analisi dei nostri desideri, attraverso gli algoritmi, sta già portando in Italia i prodotti che gli italiani compreranno a Natale, e in Olanda porta i prodotti degli olandesi, e in India gli porta i prodotti degli indiani, e così via. È un soggetto politico enorme. Aggiungo anche il fatto che è di ieri o avantieri la notizia che l'Inghilterra, cioè il Regno Unito, decide che i dati di estrema sicurezza, quelli dell'intelligence, andranno a finire sul cloud di Amazon. Cioè vuol dire che una grande potenza come l'Inghilterra, invece di costruirsi la sua piattaforma, la sua infrastruttura critica per la sicurezza nazionale, si affida a un produttore, tra l'altro americano, gli costruirà il centro in Inghilterra, questo va bene, ma è un privato, cioè capite bene il ruolo. Quindi sul tema della democrazia
c'è molto da dire, cioè da un lato, ripeto, c'è il pensiero unico, dall'altro c'è il problema appunto che Florindo accennava, che è il fatto che ormai la rete ci ha dato l'impressione che siamo tutti uguali. Siccome ognuno di noi in un qualsiasi secondo può scrivere una cosa sulla rete, la può vedere tutto il mondo, si sente uguale ad Obama, si sente uguale a Draghi, si sente uguale a Giorgio Parisi che ha vinto il Nobel, cioè ognuno si sente uguale all'altro. E questo è un problema, guardate, perché non è vero che siamo uguali, siamo diversi, certo, tutte persone, ma siamo diversi. Allora qui nasce appunto questa famosa dicotomia tra il pensiero unico che cerca di governare il digitale e la teoria del pensiero unico, cioè del complotto di tutti gli altri che si sentono esclusi da quel pensiero unico e invece di ragionare gridano all'untore. E questo è veramente un grande problema per la democrazia, cioè la rete ha dato dei mezzi che stanno scardinando le relazioni della democrazia rappresentativa, tanto è vero che questi mezzi invece fittano benissimo in Cina, vanno benissimo, sono perfetti, perché la Cina è un modello totalitario che usa la rete in maniera totalitaria. Quindi la questione della democrazia e del digitale è una questione enorme, e a questo non c'è tempo, bisognerebbe aggiungere che purtroppo la politica non l'affronta veramente questa questione. Dopodiché l'ultima cosa mi sembrava era quella che diceva Antonio sulla modalità analogica dell'uso del digitale, e questo è il grande problema culturale che tutti abbiamo, cioè del fatto che non abbiamo compreso che il digitale non è solo una tecnologia, no? La frase di Heidegger all'inizio, le sue ricadute non sono tecnologiche, sono umane, sono organizzative. Guardate, nella pubblica amministrazione italiana oggi, stasera, meglio stamattina, no? C'è una percentuale significativa di persone che riceve l'email e la stampa per protocollarla e per rispondere. Oggi, anche in amministrazioni, diciamo, che si ritengono avanzate, siamo lì, cioè è quello che scrive a mano su foglio di carta e poi lo mette sullo schermo. Questo è un problema di formazione, di educazione. Il digitale ci costringe a pensare in maniera diversa. Se non lo facciamo, è chiaro che rimaniamo fuori da questi processi. Però per farlo c'è bisogno di educazione e di formazione. C'è bisogno quantomeno di capire che il problema esiste. Perché se quello che tutti i giorni è pagato per stampare la mail è convinto che sta facendo un lavoro assolutamente fondamentale, siamo rovinati. Dopodiché, io direi finiamo qui perché abbiamo rubato molto il vostro tempo, i temi sono tantissimi. Io finisco col dire questo, è una fase la nostra storica particolare in cui l'abuso o l'uso scorretto di queste tecnologie che sono eccezionali sta provocando dei danni alla nostra società. Dobbiamo cercare di correggere la rotta, tutto qua, bisogna fare questo e bisogna farlo nella speranza che gli umani rimangano a guidare la macchina, perché se la macchina sarà a guida autonoma, cioè non solo quella di Google, ma e sarà guidata dagli algoritmi, allora lì le cose, diciamo, lì veramente qualcosa di nuovo potrebbe accadere. Grazie. Grazie al professor Talia, grazie al professor Caligiuri per questo interessante e stimolante dibattito. Adesso facciamo una pausa di un quarto d'ora, dopodiché c'è questo appuntamento che ci parlerà di un futuro molto prossimo, di questo parco che stiamo realizzando qui alla Rubettino. Ci vediamo intorno alle 17:35. Grazie.